Se vuoi che ti spieghiamo cracklist con parole semplici, sei nel posto giusto. Cracklist è un pacchetto blu con carte lettere e un pacchetto rosso con liste. Si distribuiscono 8 carte a ogni giocatore e poi, in senso orario, ogni giocatore ha circa 20 secondi per proporre una risposta. L'obiettivo del gioco è liberarsi di tutte le proprie carte. Qui il mazziere è il primo a scegliere una lista e sceglie odori nauseanti. È il giocatore alla sua sinistra a iniziare e propone muffa. Il successivo dice puzzola e così via. Sembra semplice così, ma attenzione alle carte d'azione. Con la carta cracklist puoi cambiare tema. Gusti di gelato. C'è anche la carta cambia giro, che cambia il senso del gioco. Qui eravamo in questo senso, quindi passiamo nel senso opposto. Con la carta stop, il giocatore successivo salta il turno. Con la carta scambio, puoi scambiare una carta o addirittura tutto il tuo pacchetto con l'avversario di tua scelta. Se giochi una di queste carte, da una, due o tre carte penalità al giocatore di tua scelta. Yuzu, una per te e due per te. Jolly, puoi dare una risposta che inizia con qualsiasi lettera e penalizzare l'avversario o gli avversari di sua scelta. Se si trova una risposta che inizia con una lettera più, è vietato ripetere una risposta già data. In caso contrario, riprendi la tua carta e pesca una nuova carta dal mazzo. E se c'è dibattito, o verifichiamo su Google o votiamo a mano alzata e vince la maggioranza. E attenzione a chi impiega troppo tempo, massimo 20 secondi, altrimenti pesca una carta. Nessuno ha più risposte? Se tutti hanno estratto, la persona che ha scelto la lista problematica ne sceglie una nuova. Il primo giocatore a posare la sua ultima carta vince il turno. E se siete più di 8, potete anche giocare a cracklist a squadra. Voilà, vous connaissez la règle du jeu. On espère que vous amuserez autant qu'on s'est amusé à créer. À vous de jouer. N'hésitez pas à nous faire un retour sur les réseaux, on adore vous dire. Voilà, vous connaissez la règle du jeu.